tanti ritornelli. Salve a tutti. Bravissimi. E benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni. Da Luciano Nelli. Ma come sei elegante, Paola. Ma grazie, Luciano, anche tu. Ma insomma... Ho messo una giacchetta. Anch'io ne ho messo un'altra. Però hai visto, non c'era poca stoffa, mi hanno dovuto aggiungere qui una catena con il lucchetto. Sì. E vabbè. Senti, oggi abbiamo un menù molto interessante. Sì. Pensa che partiamo con Pietro Galassi e Elena Cammarrone che fanno una cosa insieme. Sì. Prodotti dalle edizioni Galletti Boston. E poi abbiamo Iva Zanicchi, la mia amica grande. Iva. E poi vabbè, abbiamo una canzone insieme io e te. E poi Claudia V, sono veramente felice perché è una ragazza molto in gamba. Bella Claudia artista, V. Sì. E poi Enrico Fagioni con la canzoncina e Lella Blu. Elena Cammarrone insieme a Pietro Galassi, sì, ci fanno ascoltare questa canzone che cantano insieme, insieme. E nient'altro che te, il titolo è bellissimo. Che farà parte del prossimo del album di Pietro. Di Pietro. Sì, nient'altro che te, il titolo. Un bel colpo, come dire, della edizione Galletti, quindi complimenti alla edizione Galletti Boston. Vai, partiamo. Ascoltiamoli, vediamoli. Non può andare, sai, tutto quanto perso. Se sarà così, io lo ritroverò. Sto pensando a te e mi guardo intorno. Questa casa no, non impazzirà. Oh no. Lei mi parla ma sembri già un ricordo. E ti vedo lì dove tu non ci sei. Non ho nient'altro che te, non provo neanche a capire. La vita senza di te è un lungo lento morire. È giorno che si fa notte, al sole chiude le porte. Nel grande immenso che c'è, non ho nient'altro che te. Pensando a te in tutti i miei giorni. Sembra ieri che tu dicevi stai. Ora so cosa fa un bisogno. L'altra faccia del mio magico sogno. Non ho nient'altro che te, non provo neanche a capire. La vita senza di te è un lungo lento morire. È il giorno che si fa notte, al sole chiude le porte. Non ho nient'altro che te. Dal giorno che si fa notte, al sole chiude. Revival VIP, complimenti alla nostra redazione per la ricerca di queste straordinarie, che si chiama tra l'altro
Revival VIP e Ritorno al Futuro. Ritorno al Futuro, sì. Iva Zanicchi. Iva Zanicchi. L'unica Iva che ci piace, voglio dire, no? La partita Iva un po' me. Beh, bella questa. Il cavare della bella. Paola. Da 1 a 0. Da 1 a 0 direi di 7-8. Da 1 a 0. Era un'altra battuta, ma non è stata colta. Iva Zanicchi, Zingara, video originale del 1969 a Senza Rete. Zingara, la canzone che vinse l'edizione del 1969 del Festival di Sanremo, fu presentata al Festival da Bobby Solo e da Iva Zanicchi. Vinse la versione di Iva Zanicchi, anche se quella di Bobby Solo rimase prima in classifica nelle vendite per 2 settimane. Scritta da Enrico Riccardi e Luigi Albertelli, Zingara era stata proposta da Gianni Morandi, il quale rifiutò, ma partecipò comunque all'arrangiamento destinato a Bobby Solo. Il testo ruota tutto intorno al personaggio della Zingara, alla quale si chiede di leggere nella mano la propria sorte. È Ganzo, sì, infatti è una canzone molto... secondo me, pur essendo una canzone di quell'epoca, e quindi con dei testi anche un po' semplificati, eccetera, ma invece è una canzone molto profonda quella... Quella lì. A me piace. Zingara ti piace. Poi Iva Zanicchi è la mia carissima amica da una vita. E allora? Revival VIP. Alla grande. Perché lo so che ormai non appartiene. Guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a me. Paola, tocca a noi, eh? Eh sì, andiamo. Bisogna cantare una canzoncina anche noi una volta tanto, beh, no? Canzone anche abbastanza particolare. Vivi. Vivi. Cogli l'attimo. Cogli l'attimo. Eh sì. Carpe diem. E allora, Vivi, Luciano Nelli e Paola Belloni, per voi. I tuoi occhi sono come il fuoco che riscalda troppo forte le tue labbra, rosse come il vino che ti fa scoprire le carte. Tu mi prendi l'anima e per gioco te ne vai. Cosa dici? Sono solo una ragazza troppo semplice in un mondo strano. Questa vita non la voglio solo vivere a allora metà. Balla, balla. Poi lasciati guardare come una stella dentro gli occhi miei che volerebbero nei tuoi. Sì, lo farei, con te non ho paura di sbagliare mai, mai, mai. E allora lasciati andare per questa volta. Sarà un errore, ma chi se ne importa. Come
come il vento accarezzare la tua pelle, sciogliere i capelli e poi stringerti forte, dopo non lasciarti più. Ma non più. Stringere troppo forte e nemmeno puoi lasciarmi scivolare via, è un equilibrio molto fragile. Ma è facile, non è possibile sbagliare proprio mai, mai, mai. E allora lasciati andare per questa volta. Sarà un errore, ma chi se ne importa? Prenditi il meglio senza pensare. E se fosse amore, amore sarà. Non ti fermare, vivi l'istante oramai. Lasciate andare per questa volta. Sarà un errore, ma chi se ne importa? Prenditi il meglio senza pensare. E se fosse amore, amore sarà. In ogni istante una grande emozione. E se fosse amore, amore sarà. Vivi! Grazie. E adesso andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Faccio partire la sigla e andiamo a vedere che succede. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, cari amici, è tornato Enrico Rosteni in carne ed ossa. Non lo so. Fuori peccato dai suoi personaggi. Peccato per voi. Sei fuori? No, io sono fuori proprio normalmente, di solito. E invece no, io ti ricordavo un Enrico intellettuale, un Enrico che scrive. Sì. Io vedo dei tomi. Sì, ma anche qui, insomma, vedi. La professoressa Severa nota, no, questi libri avevo visto, in giro. No, questo qui ora non ve lo leggo tutto. Perché no, tutto è fresco, non direi di no. Proprio. Come vedete è fresco di stampa. No, dai. Cioè, praticamente è conciato, ma è un po' distrutto, ma insomma è fresco di stampa. No, sì, perché io ho creato per varie trasmissioni televisive importanti come la vostra, da voi ci sono stato ospite, con il mio personaggio Baldo Baldi della nobile famiglia De Frescobaldi, Bozzi, Meneghini, Menegozzi di Palazzo Strozzi. Ecco. È un intellettuale che ha scritto questo tomo, che si avvale della collaborazione di due introduzioni, me l'ha fatta due grandi letterati italiani. Ecco. Chi sono? Alvaro Vitali, ecco, e Cristiano Malgioglio. Mi hanno fatto l'introduzione. E io ho creato un vocabolario dove praticamente, da professoressa, te capisci bene se io ti faccio una domanda, no? Per esempio, lo hacker. Beh, che la cos'è famosa... lo hacker? No, lo hacker, ti riferisci a una marca nota? Lo hacker, di... no? È un biscotto informatico, lo hacker, hacker. Ecco. Lo hacker, è bellissimo. Poi, per esempio, per andare in quelle... sperimentare, togliere la menta dalle pere, sperimentare. Trafficone, la parola trafficone... Trafficone. Scusa. Uomo fortunato che sta tra la Bellucci e Jennifer Lopez. Trafficone. Va bene, andiamo avanti. Questa qui veramente, ecco, l'abbiamo capita dopo, penso. Tabaccaio. Lo luogo dove... No, parente stretto di Tabatizio e Tabasempronio, il famoso tabaccaio. E infine, oggi ho riservato per te una parola. Ho portato anche a Fiorello questa battuta. E? Devo dirti che fra le tante ha riso su questa. Ah. L'ha capita dopo due o tre anni, ma ce l'ha fatta. Allora, gli ho detto, allora Fiorello, Rosario, sai dirmi che cos'è una palafitta? Palafitta? Scusa, costruzione, dai, sull'acqua. No, palafitta, intenso dolore a un testicolo. C'ho una palafitta. Quale tomo prendo? No, allora, niente, no, se vuoi vado avanti. Razzista. Dai, attento però. Famoso qua, fabbricatore di missili, razzista, ecco. È un razzista, cioè razzi. E bellissima anche, che ne so, succursale, il contrario di giù curpepe. Finisco, eh? Abbattere.
Beh, scusami, abbattere? No. No? Tipica frase romana rivolta a una prostituta. Ecco. Ah, bella, ando vai stasera? Non lo dirò mai, l'ha detto Luciano Nelli, abbattere. Giustamente. Vabbè. L'ha detto la voce fuori campo. Niente, questo ma, è questo, ecco, questo è l'Enrico Rosselli. Cacofonico, che l'abbiamo qui. Certamente, noi abbiamo un cacofonico. Tecnico del suono con la diarrea. Ma il nostro non è cacofonico, però. Ecco. No, vuoi tornare, Enrico? Torno. No, dico, se vuoi tornare, butta via questo vocabolario. Sei bravissimo, grazie. Enrico Rosselli. Grazie. È un bellissimo videoclip questo di Claudia. Sicuramente. E quindi brava. Lei veramente ci piace. È una ragazza molto in gamba. E da un annetto circa è partita proprio con la sua formazione. Si chiama Claudia V, e quindi per tutti voi Claudia V con Dov'è? È Dov'è? Qui! Dov'è? Il posto tuo dov'è? Se poi torni sempre da me, gioca bene quel lazzo di cuori che hai, l'amore è una posta che paghi a metà, ma dov'è, dov'è, dov'è? La non dividerla in tre, ma che serve aspettare un lieto finale se la parte più bella del film non sarà insieme a te. Guarda quanto è grande una bugia. Tu che vuoi portarmi via, poi ti volti e te ne vai. Cerco, scivolando con le dita, sulle pieghe della vita, il tempo che non tornerà. Il gioco tra di noi è insopportabile, è meglio scacco matto che un continuo scacco a re. Dov'è, dov'è, dov'è il posto tuo, dov'è? Se poi torni sempre da me, gioca bene quel lasso di cuori che hai, l'amore è una posta che paghi a metà, ma dov'è, dov'è, dov'è la verità, dov'è? Se c'è non dividerla in tre, che serve aspettare un lieto finale se la parte più bella del film non sarà insieme a te. Arriva, 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 arriva con la sua canzoncina Enrico Fagioni e la sua chitarrina. Po, 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 la migliore medicina è ascoltare la canzoncina, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Oggi si va con una grande interprete, Nilla Pizzi. Avanti in tre, che bel divertimento. Avanti in tre, la vita è tutta qui. La barchetta in mezzo al mare è diretta a Santa Fe, dove sta per caricare mezzo chilo di caffè. La comanda un capitano con la barba rossa e blu, fuma un sigaro tossico
toscano e proviene dal Perù. Lo sa che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sa che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina. A me mi viene in mente, quando presento questa canzone, mi viene in mente Rino Gaetano, che fa sempre più tutto blu, lei ci arriva blu, Lella blu, tutto blu, la canzone, vabbè. Anima blu. È un gioco, ovviamente, è uno scherzo. Lella Blu è una nostra carissima amica, tra l'altro bravissima cantante, con la sua orchestra ha girato mezzo mondo con grande successo. Gli occhi di ghiaccio del Piemonte, lei è Lella Blu che ci canta... Anima blu. Salutiamo, ci vediamo amici. Domani. Ciao domani a tutti, numerosi. Restate sempre con noi perché noi siamo qui a Ritornelli per voi. Quanti ritornelli